Ciao a tutti e benvenuti in Luna Pills, il format middleware che mostra, in due minuti di video, alcune delle funzioni di Luna Recording System, il sistema di registrazione Universal Audio gratuito e disponibile con tutte le interfacce Apollo Thunderbolt. Oggi spiegheremo che cosa è il canale Unison e come posso utilizzarlo in Luna. Unison è la tecnologia proprietaria di modeling fisico Universal Audio, che permette di emulare direttamente alla sorgente il comportamento elettronico di preamplificatori e amplificatori di marchi storici. La particolarità di Unison risiede nel fatto che il segnale viene processato prima di entrare in Luna, in maniera indipendente dal routing e dagli insert della sessione. Il file che registrerò avrà un suono già definito che sarà stampato nel file audio registrato. Vantaggio 1, avrò latenza 0. Vantaggio 2, avrò l'esperienza simile a quella di una registrazione analogica, dove il suono arriva già definito a una DAW, tramite una console o tramite un amplificatore microfonato. Lavorare sul suono dell'amplificatore o del preamplificatore con un plugin in insert dopo aver registrato, se ci pensate, è un'esperienza non corrispondente alla realtà. Una volta registrato attraverso Unison, potrò concentrarmi sul mix vero e proprio, e non sul suono che dovrebbe essere definito in partenza. I canali Unison sono presenti in tutte le interfacce Apollo Thunderbolt, esclusione fatta per l'Apollo 16 che non ha preamplificatori. Lavorando sulla sorgente, per utilizzare Unison, bisogna essere in ascolto o in registrazione. Cliccando sui pulsanti REC o INPUT, noteremo che, sulla channel strip a sinistra, sullo slot Unison comparirà un più. Adesso possiamo navigare e scegliere il nostro plugin. Per registrare chitarre e bassi avrò a disposizione tantissime simulazioni di amplificatori come Fender, Marshall, Ampeg e via dicendo. Per emulare le channel strip di un banco, invece, ho a disposizione emulazioni di marchi come Solid State Logic, Rupert Neve e tanti altri. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo Luna Pills, dove mostreremo come registrare una traccia audio.